Bene amici di Mythical Snake, benvenuti in questa nuova video recensione là dove parleremo di un'applicazione fotocamera molto simpatica per Android. Essa si chiama Masquerade e consente di applicare alcuni effetti prima dello scatto di una foto o prima di una registrazione video, ma detto questo andiamo a scoprirla insieme nella video recensione. Bene amici di Mythical Snake, parlandovi di Masquerade, conosciuta su Play Store come MSQRD, essa è un'applicazione fotocamera che consente di aggiungere alcuni effetti prima di scattare una foto o prima di girare un video. Iniziando a parlare del menu laterale sinistro, là dove sarà possibile attivarlo con uno slide da sinistra verso destra, troviamo solo 4 voci, di cui condividi l'app, ci viene mostrata la scheda con tutti i social connessi al nostro dispositivo, dove abbiamo la possibilità di condividerla con i nostri amici. Ritornando indietro troviamo la voce mandaci un feedback, là dove possiamo inviare un feedback direttamente allo sviluppatore, magari di chiedergli di migliorare la propria applicazione. Valuta l'app, se cliccata ci riporta direttamente al Play Store, là dove possiamo inserire il nostro commento o di dargli un voto. Ritornando indietro troviamo l'ultima voce visita il sito, se cliccata ci riporta direttamente al sito ufficiale di Masquerade. Parlando dell'interfaccia principale, là dove ci viene mostrata l'inquadratura della fotocamera, troviamo alcuni pulsanti. Uno dei primi è il lumino bianco in alto a sinistra, se cliccato ci riporta nuovamente al menu là dove potevamo attivarlo con uno slide da sinistra verso destra. Qui in basso, sempre sull'inquadratura della fotocamera, troviamo il pulsante con il cuore, là dove se viene attivato ci vengono mostrati tutti gli effetti visualizzati di recente, mentre invece se disattivato ci vengono mostrati tutti gli effetti di default. Un altro dei pulsanti che troviamo sempre sull'inquadratura della fotocamera è quello per eseguire lo switch dalla fotocamera interna a quella esterna o viceversa. Qui in basso, sotto l'inquadratura della fotocamera, troviamo la voce catalogo, là dove ci viene mostrato un catalogo tra 8 diverse categorie per poi eseguirne il download ed essere applicato. Qui in basso ancora troviamo altri due pulsanti, là dove possiamo scegliere di scattare una foto o di eseguire una ripresa video. Uno dei punti forti di Masquerade è quello di applicare un effetto prima di scattare una foto o prima di girare un video. Ve ne mostro qualcuno. E dopo che abbiamo scattato la foto o dopo aver girato un video, ci compaiono i tre pulsanti per eseguire la condivisione veloce tramite i social principali come Instagram, Facebook, oppure il terzo pulsantino che permette la condivisione ad un qualsiasi altro social connesso al nostro dispositivo. Bene amici di Mythical Snake, siamo giunti alla fine di questa video recensione. Se vi è piaciuta fatemelo sapere con un like, e per avere altre informazioni e link di download sono online da oggi sulle pagine di mythicalsnake.attervista.org. Come di consueto, nella descrizione del video vi lascio il link per andare direttamente all'articolo, insieme a tutti gli altri link per seguire Mythical Snake sui vari social, insieme al pulsantino per iscrivervi al canale e per mettere un mi piace. Per Mythical Snake, Raffaele Mauriello.